Inizio una nuova miniserie con la quale vorrei mostrarvi sia dove trovare tutti i simboli della cripta, locazione per locazione, approfittandone però per divertirci un casino, accelerando spesso il farming dei boss di quel livello, sfruttando il rocket jumping, con scorciatoie davvero, davvero strane e incredibili. E alcuni salti, come vedrete in questo stesso video, davvero da paura. E ci metterei dentro anche quelle sfide che sono diverse da locazione a locazione, tipo trovare tutti i telescopi, trovare tutte le torrette, le antenne, eccetera, che a volte c'è un po' da impazzire. E questo perché comunque molti di voi so che puntano al completamento di tutte le sfide. Ecco qui intanto che abbiamo trovato il simbolo della cripta. Vediamo anche sulla mappa dove ci troviamo, che è l'unico per questo livello. L'ho preso un po' lunga anche per fare l'introduzione, eh? Altrimenti a spanne ci metterei 120 anni a trovare tutti gli altri di tutti gli altri livelli. E poi dicevo anche perché il completamento di queste sfide fa guadagnare diversi punticini da duro. Qui al Windshare abbiamo finito, proseguiamo con il Southern Shelf, partendo ovviamente da Lear's Burg. Qui ci sono quattro telescopi, il primo è là dietro la casetta di Hammerlock. E un paio di simboli della cripta nella zona di sinistra, Southern Shelf Bay, e un altro paio andando verso Flint. Ecco, dovrebbe essere qua dietro. E uno. Diamo un'occhiata alla mappa. Ok, andiamocene verso Southern Shelf Bay e preparatevi a vedere una cosa sul notevole, direi. Prima c'è subito però da localizzare il secondo telescopio. Eccolo qui. Facilissimo. Vabbè, è quasi un insulto alla vostra intelligenza. Comunque, ecco la mappa. Il primo simbolo nascosto della cripta è proprio lì dove sta puntando il telescopio. Lassù. Ci ho provato, ad arrivare fin su con un super salto, ma devo ancora migliorarmi. Però mi sono tolto un'altra soddisfazione, come vedrete tra pochi secondi. Il simbolo è sul pavimento di un terrazzino che si raggiunge da qui, praticamente sopra di noi. Adesso, volendo sfruttare il rocket jumping, è lì. È facile. Ci si metta qua sotto e poi si salta direttamente. Qui non dovremmo correre rischi. Proviamo. Oppure la seconda via che vi mostro tra pochi secondi è quella che gira intorno alla catapecchia. Già fatto, eccoli il simbolo. Oppure si sale di qui, come ho anticipato pochi secondi fa. State proprio appiccicati a destra e quando arrivate qui in fondo, con un salto saltate sulla trave d'acciaio. Così. E poi è facile. Basta lasciarsi cadere. E di nuovo ci siamo. E ora dove osano le aquile? Quante volte avreste voluto salire sul terrazzino a randellare il tipo che dall'alto vi cecchinava. Facciamogli una sorpresina, cosa dite? Sembra impossibile, eh? Solo ad una mente malata come quella di Salvador potrebbe venire in mente di tentare questo saltone. Granate! E si va! Incredibile! Non male. E non ho saltato neanche benissimo. Ah sì, il tipo. Beh, non poteva meritare niente proprio di meno che una doppia randellata di Norfleet. Va bene, sono sceso e mi dirigo verso Southern Shelf Bay. Siamo già passati dall'altra parte. Verso il covo di Nano Monk. Avviciniamoci al ponticello. Qua c'è un'altra piccola sfida.
e che è quella di camminare sulla catena senza tirare la leva. Facile, facile. Ma punti da duro su punti da duro. E qui subito terzo telescopio, che poi mi sa che sto contando anche quelli vicino agli iceberg, che forse non contano per la sfida. Beh, questo sicuramente. E ora occhio perché, beh, qui naturalmente non stiamo a perdere tempo con la leva, vero? Inizia il farming rapido verso Nanomong. L'idea è molto semplice. Tanto spazzoliamo via l'area da queste rompiscatole. Ed è semplicemente di mettersi qua nell'angolino e di prendere una bella scorciatoia. Senza fare il giro tutto intorno, combattere, eccetera, eccetera. Ok, primo passo, saltare fin lassù. Qui bisogna, penso, aiutarsi per forza con delle granate. Nessun problema. Poi, ancora più su. E da qui tenterei il colpaccio fino a Nanomong. Lunghino come salto, ma dovremmo farcela, cosa dite? Dai. Troppa grazia! Il doppio di quello che mi serviva. Ok, abbiamo capito che ce la si può fare. Beh, dai, non tutto il male viene per nuocere, perché ci siamo spostati involontariamente proprio vicino all'altro dei due simboli della cripta. Basta andare qua sulle scale, sulla destra. Mappa. Intrufolatevi qui sotto. Poi giratevi, guardate in alto. Eccolo lì, un po' in ombra, ma ben visibile tutto sommato. A questo punto torno a piedi dalle parti di Nanomong. Beh, almeno questa piccola scorciatoia ce la regaliamo, vero? Eccoci qui. Un telescopio davanti a noi. Beh, mappa, ma avete capito benissimo dove ci troviamo. Siamo davanti alla tana di Nanomong. E sarete d'accordo con me che senza perdere tempo con i telescopi e i simboli della cripta, quattro salti, ecco intanto la nave, il nostro prossimo obiettivo. E si è subito da Nanomong, velocizzando da bestia il farming. E adesso ci proviamo, vero? Altro salto impossibile. È bella lontana, eh? Beh, io ci provo. Buono lo stacco. Vai, vai! Sì! Il corno della nave mi ha salvato. Ce l'abbiamo fatta. Un salto mostruoso. Salvador ogni tanto è una persona educata, prende quindi la scaletta per raggiungere l'ultimo, no, l'ultimo, il penultimo telescopio. Eccolo lì. Massacrate ogni essere vivente nel raggio di 100 metri e poi dateci una spirciatina. Ok, mi fermo qui. Nel prossimo video andremo a recuperarci l'ultimo telescopio. Poi in questa stessa zona, ma da tutt'altra parte, andremo a recuperarci anche l'ultimo dei simboli della cripta. E poi andremo da Flint, perché un altro simbolo è nascosto e non male nei meandri della sua nave. E chissà che non ci scappi qualche uso creativo del Rocket Jump. A risentirci.